Ciao a tutti ragazzi, da Nicola Castiglione della Selezione Nazionale Piloti e benvenuti a una nuova puntata di Racing Time. Oggi in forma di TG unico faremo solamente una puntata, però in compenso abbiamo due ospiti, uno oramai lo conoscete a memoria, si potrebbe dire come un compagno di classe, lui è Mohamed Bin Sulayem, presidente della FIA, e l'altro, quello accanto, chi è? Ebbene, un personaggio che potrebbe diventare molto noto ai più nei prossimi giorni. Gli appassionati, quelli più malati di motorsport, già lo conoscono e se lo ricordano. Altri invece, per altri, è un volto nuovo. Vi racconto io chi è, però lo farò dopo la sigla. Ci eravamo illusi che la storia tra la Mercedes, la FOM da un lato, in realtà tutti i team, e la FIA fosse finita lì. E invece così non è stato, perché qualcosa si sta muovendo, ma anzi direi più di qualcosa sotto banco, perché se Liberty Media vuol prendere la palla al balzo, ecco, questa è la palla migliore che gli può arrivare. Quest'autogol clamoroso che ha fatto Mohamed Bin Sulayem e tutta la FIA, però è lui il responsabile, ovvero quello di mettere sotto inchiesta Susie Wolff e Toto Wolff sulla base di un articolo, perché a quanto pare poi i team hanno fatto tutti comunella e si sono stretti tutti attorno a Toto Wolff e compagna, e quindi anzi è moglie. E quindi, alla fine dei conti, Sulayem è rimasto da solo in quella che è una guerra che in realtà è iniziata da tanto, cioè dal primo giorno dell'insediamento di Bin Sulayem in qualità di presidente della FIA. E quindi perché questa guerra? Perché ovviamente da un lato abbiamo la FIA che vuole comandare, dall'altro abbiamo Liberty Media che vuole far valere i propri diritti, che sono quelli commerciali, ma sono quelli più importanti economicamente parlando, su ciò che è di sua proprietà in questo momento, ovvero la Formula 1. E allora da lì abbiamo assistito a tantissime puntate di quello che potremmo definire uno show vero e proprio, perché alla fine abbiamo detto, è come una telenovelas, come una soap opera, che ogni tanto viene fuori questo o quell'altro. Oggi è venuto fuori un personaggio nuovo. Questo qui accanto si chiama Robert Reed, e praticamente è un uomo di motorsport da lunga data, io me lo ricordo così, ragazzi, assieme a Richard Barnes nel 2001 conquistare il titolo di campione del mondo sulla Subaru Impreza, ma ve la ricordate quell'auto meravigliosa? E poi come dimenticare Richard Barnes? Io ce l'ho nel cuore questo pilota, assieme a Colin McRae, assieme a tanti altri che purtroppo ci hanno lasciato troppo presto. Però oggi questo signore ricopre una figura molto importante, ovvero quella di vicepresidente della FIA. Ed è una figura, oltre che, come dire, nota nel mondo sportivo appunto per il titolo vinto, è una figura che va tanto a genio a Domenicali e compagnia, e quindi sarebbe il sostituto ideale. E io sono sicuro che sia i team che Domenicali, quindi Liberty Media, faranno di tutto per approfittare di questo passo decisamente falso che ha fatto il presidente della FIA e mettere al suo posto, o far salire al suo posto, un uomo innanzitutto inglese, quindi con una certa affinità dal punto di vista culturale, e poi soprattutto una persona che appunto gode di una certa stima da parte di Liberty Media, della FOM, di tutti i team di Formula 1. Quindi potrebbe arrivare prima di Natale una ventata di aria decisamente nuova in seno alla FIA.
Fiat che tra l'altro non ha, come dire, perso occasione per far parlare di sé in merito al trofeo che Lewis Hamilton avrebbe abbandonato, o meglio, regalato a un fan a Baku, fan che si chiama Niad Nesirli. Tra l'altro mi pare di aver letto un suo commento in passato, ma magari un omonimo in termini di cognome, ma comunque questo poco importa. Niad, che cosa ha fatto? Ha postato la foto del trofeo messa in quello che si presume sia casa sua. Ebbene, si è scatenato l'inverno. Oh, l'inverno, l'inverno c'è già, l'inferno. Scusate, piccolo gaffe, ma sono veramente stanco dall'ennesima giornata. È molto molto travagliata, prima o poi mi stoppo un paio di giorni, ma comunque stavamo dicendo, ora, numero uno, io penso che ognuno è libero di fare quello che vuole con ciò che vince. Ci sono piloti tipo il sottoscritto, gelosissimi delle proprie coppe, ma piloti che magari ne hanno vinte talmente tante oppure non sono gelosi che regalano i propri trofei, le proprie coppe a chi vuole uno. Secondo discorso, se proprio dobbiamo essere sinceri, è proprio brutto questo trofeo. A me non è mai piaciuto, rappresenta poco quello che ha a che vedere con il mondiale di Formula 1, quindi ci credo che Hamilton lo abbia regalato. Poi se l'ha fatto è anche per mettere ulteriore carne sul fuoco a quello che è appunto questa grigliata a cui stiamo assistendo e che potremmo nei prossimi giorni vedere con un nuovo presidente della FIA a girare appunto gli involtini. Quindi, alla fine dei conti, io credo che ognuno debba essere libero di regalare i propri trofei a chi vuole. Però Mercedes non si è fatta trovare impreparata da tutto questo discorso. È incredibile che io mi trovi a parlare per l'ennesima volta di queste cose, ma sono queste le notizie più importanti della giornata che potrebbero dare uno scossone notevole a quello che è l'attuale assetto della Formula 1, perché credetemi, cambierebbe tantissimo e soprattutto Andretti non entrerebbe in Formula 1, secondo quello che è il mio parere. Comunque, alla fine dei conti, Mercedes ha smentito che Hamilton abbia regalato il proprio trofeo e ha detto che lo ha lasciato ai funzionari in attesa che venga spedito nella sede della Mercedes. Quindi, come dire, noi l'abbiamo lasciato nelle mani della FIA, poi deve essere la FIA a rispondere di questo trofeo. Chissà a chi l'ha dato. Io la leggo un po' così. Comunque, in definitiva, ragazzi, un'altra puntata di questa soppopera che sembra non finire più e che secondo me avrà termine quando Robert Reed, campione del mondo del 2001 del Mondiale Rally, salirà in qualità di presidente. Faranno di tutto per dare la spallata decisiva a Sulayem. A proposito, vi chiedo una cosa. Secondo voi è positivo avere un nuovo presidente della FIA, cambiare la figura di Sulayem con quella di Reed oppure no? Scrivetemelo nei commenti. Poi, parliamo ancora di trofei, vi racconto di un trofeo molto più bello, quello consegnato a Lando Norris qui a fianco, ovvero il trofeo Lorenzo Bandini. Questo sì, ragazzi, questo sì che è un bel trofeo, è un sogno vincerlo, chi lo vince, poi sono contento che Norris è partito dall'Inghilterra per venire qui in Italia e prendere questo, ricevere questo trofeo. Tra l'altro, se ci fate caso, ha fatto finta che gli cadesse, perché lui quest'anno di trofei ne ha rotti proprio un bel po'. Comunque, bella questa cosa qui. Sono contento che venga data questa importanza a un trofeo che ricorda un grandissimo campione. Invece, in merito al discorso FIA, per quel che riguarda il 2026, la FIA sta studiando una possibile soluzione riguardo al plank, ovvero quella di fornire un plank unico a tutti i partecipanti, quindi nessuna, come dire, libertà di movimento per quel che riguarda questo particolare tecnico dal 2026 in poi. Probabilmente, ragazzi, questa cosa passerà. Poi,
Mi ha fatto veramente tanto sorridere l'intervista di Fernando Alonso, che ha detto che lui si sente onorato di aver guidato nell'epoca delle vetture di Adrian Newey. Ora, secondo me, invece, è incavolato nero e non sa come dirlo, perché gli sono venuti meno almeno 2 mondiali e tantissime vittorie. Quindi, ok, la stima reciproca che ci può essere tra questi due, però ragazzi, Alonso, grazie al genio di Adrian Newey, è stato privato di almeno 2 mondiali e tante, tante vittorie. Comunque, curiosa questa intervista, andatevela a leggere perché secondo me non c'è nulla di sincero in quello che ha detto, a parte la grande stima che può avere per un progettista del genere. Poi, Antonio Montecorvino, però è un giovane kartista, mi scrive, e qui parliamo di tecnica, però non di tecnica che riguarda la meccanica e l'aerodinamica, ma la guida. Allora, Antonio Montecorvino, anche se credo che Montecorvino sia il luogo di provenienza, mi fa una domanda, ovvero che cosa significa deriva? Guidando ho sentito parlare che l'auto va in deriva. E volevo capire che cosa era questa deriva e come correggerla. Ecco, rispondo molto volentieri a questa domanda, in quanto, tra l'altro è arrivata su Instagram, in quanto, come dire, è la mia materia, il mio pane quotidiano. Allora, esistono 3 tipi di comportamento che la vettura può avere in curva. Il sottosterzo quando va via l'anteriore verso l'esterno della curva, il sovrasterzo quando è il retrotreno che parte verso l'esterno della curva, e poi c'è la deriva. La deriva è quando entrambi gli assi si muovono verso l'esterno della curva. Quindi non ho nessuno dei due assi che prende il predominio sull'altro, quando ho il sovrasterzo e l'asse posteriore che tende a superare l'avantreno. Quando il sottosterzo è il davanti che va dritto verso l'uscita della curva, verso la tangente della curva, quando deriva, che poi è curioso, nel kart sì, può capitare, ma in caso di un pilota che incontra, per esempio, e in questo periodo effettivamente potrebbe capitare, di un pilota che incontra una parte di asfalto umida, allora perde il kart che va via su tutte e 4 le ruote. Ecco, quella è la deriva. Come si corregge la deriva? Allora, nel caso bisogna fare una certa differenza tra traiettorie e tra trazione anteriore e trazione posteriore. Perché? Nel caso di trazione posteriore bisogna stare attenti ai giochini che si fanno con il gas. Comunque, di solito si controsterza e si va, se si è a piede tutto giù sull'acceleratore, a parzializzare il gas oppure toglierlo e metterlo, ma senza andare giù in fondo. E si va con un controsterzo importante. Il controsterzo è quando il volante si gira, se ho la curva a destra, dalla parte opposta rispetto alla curva. Se ho una trazione anteriore, più o meno la manovra che viene fatta è uguale. Perché si controsterza come prima cosa e poi si va a ridurre un po' la pressione sul gas per diminuire un pochino la velocità dentro quel punto della curva dove si sta sbandando lateralmente, ma poi si rimette giù per far sì che l'anteriore, trazione anteriore, si tiri il posteriore e lo rimetta dritto. Anche qui non bisogna mai esagerare con il gas. Questa è la correzione tipica che viene fatto quando un veicolo va in deriva, cioè con tutte e 4 le ruote verso l'esterno della curva. Questo è quanto. Spero, Antonio, di essere stato chiaro al solito. Se non lo sono stato, mi raccomando, scrivi un commento nel video che io cercherò via mail, che è ancora meglio, così non me ne scappano, e cercherò di rispondere a tutti, anche perché lo ribadisco, ragazzi, durante il fine settimana, con gli impegni della pista che sono sempre presenti, faccio fatica veramente a seguire tutti i commenti.
Andiamo avanti. A proposito di pista, di piloti, eccetera, eccetera, ve ne voglio presentare uno. Si chiama Lorenzo Di Brando. È il pilota in basso a destra che vedete, è uno dei piloti della selezione nazionale, è uno dei piloti del Sim Italian Contest, è toscano e sta provando ad aprire, o meglio, l'ha già aperto, a lanciare un canale su YouTube. Come potete leggere dai numeri, ancora voliamo bassi, ma perché l'ha appena aperto. Lui nel canale parla un po' di tutto, quello che è il motorsport, soprattutto in questo momento di gare al simulatore. E ho visto una puntata, devo dire che è molto avvincente nel suo modo di raccontare ciò che gli succede in pista. Guardate un attimino come gli hanno tagliato la strada in una gara che poi ha comunque vinto, grazie alla penalità inflitta al suo avversario. Lui è quello che sta guidando in alto a destra. E poi, tra l'altro, una cosa curiosa, ragazzi, nel giro di mezz'ora, lui ha presentato il reclamo per questa gara, nel giro di mezz'ora hanno deciso tutto. Cioè, ragazzi, in FIA non sono così veloci, in Formula 1. Qui hanno rivisto le immagini, ok, ha ragione, 5 secondi di penalità al ragazzo che gli ha tagliato la strada, e lui da secondo è passato primo, quindi tutto perfetto. Comunque vi invito a seguire Lorenzo, dategli una mano a far crescere il canale, perché diventa un perno molto importante della sua carriera di pilota. Quindi diamogli una mano, facciamolo tutti, e iscrivetevi al suo canale. Poi un'altra cosa, siamo nel periodo di Natale, vi ho parlato di Marco Rigò, che è colui che mi ha regalato quelle splendide lampade, e se volete fare un regalo particolare che non costa neanche tanto, perché devo dire che è molto competitivo nei prezzi, contattatemi via email a selezione nazionale piloti @gmail.com e io vi giro il suo numero. Si possono fare tanti disegni, qui abbiamo Ayrton Senna, si possono rappresentare veramente tante cose. Questo è una lampada in fase di progetto, quindi se siete tifosi di Leclerc vi fa Leclerc, Sainz vi fa Sainz, Hamilton vi fa Hamilton, Verstappen non ve lo fa perché gliel'ho vietato io. Quindi mi dispiace, no, scherzo, ovviamente. Vi fa anche Verstappen, però io non lo voglio sapere, eh? Non vi do neanche il numero se dovete fare Verstappen. Comunque, dai, scherzi a parte, se volete fare un regalo veramente originale, contattate Marco, che fate due cose buone in una sola azione. Poi, a proposito di cose carine, trova l'intruso. Allora, questo è il presepe che vedete alle mie spalle. Vediamo chi di voi riesce a trovare l'intruso in questo presepe. Se non ci riuscite, ragazzi, vi farò vedere una foto un pochino più ingrandita. Bene, anche per questo solito appuntamento, visto il minutaggio, siamo arrivati alla fine. Spero che la puntata vi sia piaciuta. Spero che la spiegazione, non ho trovato una foto migliore, ragazzi, della deriva, anche perché il messaggio l'ho letto un quarto d'ora prima di fare il video, quindi volevo però rispondere e quindi eccomi qua. Spero che la spiegazione sulla deriva sia stata sufficientemente chiara. Se non lo è, ripeto, fatemelo sapere. E nulla, io vi rimando al prossimo video, cioè quello di domani. Vi mando un bacio, e vi prego di lasciare un like, un commento nel video, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina. Vediamo se riusciamo ad arrivare. Siamo 24.000, ci siamo arrivati a 24.000. Sai che forse siamo 23.000 e rotti. Ecco, vediamo se riusciamo ad arrivare a 24.000. Dici, ma come, non hai idea degli iscritti al canale? Beh, il numero preciso no. E nulla, buona fine di domenica e domani si ricomincia con una nuova settimana. Ciao!